Avete presente quando trovate i nomi quei video di YouTube che durano tipo 20 minuti, 25 minuti e voi dite no ragazzi, non si può, cioè non si può, no, non posso vedere 25 minuti di video e quindi lo skippate. Ecco, io oggi con l'Apoldo TV prendo tutti questi video inutili che vorreste vedere alle 2 del mattino ma non potete perché dovete andare a scuola e ce li vediamo. E il primo video di oggi, signori, è il video che Poldo non sistema mai le live, sta facendo un casino perché è un fallito di merda. Allora, il primo video di oggi si chiama Come Zeb è diventato irrivelante. Mio Dio, si vede che sono del sud Italia comunque. Pazzesco. Come Zeb 89 è diventato irrilevante. Sembra un titolo molto interessante. Io spero che sia un documentario come quello che ha fatto di Riccardo Rosario. E, se lo avete visto mi dispiace, se non l'avete visto godiamocelo, perché io so molto bene la storia di Zeb 89, so moltissime sfaccettature. Spero che questo qua mi faccia vedere l'ultimo periodo, perché l'ultimo periodo è il periodo in cui me lo sono perso. L'ultimo periodo è il periodo proprio dove mi sono perso completamente cosa sta facendo Zeb. Vedo sempre che ha pochini spettatori su... Oddio, pochini, eh. Cioè, c'è chi sognerebbe i 200-300 spect che fa Zeb. Attenzione, tipo me un anno fa. Infatti sono molto felice. Però c'è anche da dire che per un personaggio come Zeb all'interno del web... che c'è da 9 anni e diciamo che quando tu nomini Zeb o fai vedere la faccia di Zeb tutti sanno chi è Zeb, ok? Una persona del calibro di Zeb 89 in questo momento potrebbe avere tranquillamente i suoi 3.000-4.000 spect al live, solo che lui è un personaggio sempre stato un po' particolare. Ora si è buttato addirittura con le live in inglese annullando praticamente il 99% del suo pubblico. Però sì, scopriamo come Zeb 89 è diventato irrilevante. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb 89. Io voglio provare a streamare in inglese. Zeb 89. Ok, queste sono tipo le due. Minchia, vi ricordate di Tsu quando Zeb 89 sponsorizzò quella roba col tizio palesemente fatto di cocaina che c'era là, quel tizio faceva "Ah, sì, sì", che parlava tipo in inglese, c'era Zeb e faceva "Sì, sì, lui è il creatore di Tsu, una persona molto brava, qua potete fare tanti soldi", e c'era quel tizio faceva "Ah, sì, sì, Tsu, Tsu". Mamma mia, che tempi. Ciao Zenith, grazie del Prime, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram dei sub, grazie di web per l'abbonamento, bello. 89, un personaggio storico che nella sua lunga carriera da intrattenitore digitale ha creato un numero impressionante di meme ormai scolpiti nella storia della community italiana di internet. Una delle colonne portanti, nonché un vero e proprio pioniere di YouTube, il luogo in cui è nata la sua figura. Figura che ad oggi è considerata da molti che l'hanno studiata nel tempo, tanto leggendaria e nostalgica quanto discutibile e controversa. Io personalmente non sono mai stato un suo grande fan, neanche nel suo periodo d'oro, ma ero un fottuto nerdino di YouTube, consumavo una quantità malsana di video sia italiani sia inglesi e ai tempi la nomea di Zeb era sparsa ovunque. Girando per YouTube era impossibile non entrare in contatto con la sua lore. Ripeto, lui è uno di quelli che sta nell'Olimpo di YouTuber, ok? Perché ci sono quelli famosi, ci sono quelli meno famosi e poi ci sono i pilastri, no? I pilastri sono quelli che anche se non sei iscritto al suo canale, anche se non guardi ogni video, tu sai chi è a priori. Magari non hai mai visto un suo video, ma tu sai chi è, no? È tipo quell'attore mega famoso, tipo alla Johnny Depp, no? Che tu ti dici, ah, dimmi un attore, Johnny Depp, dimmi uno YouTuber italiano. Zeb89, Ciccio Gamer, Yotobi, capito? Sono quelle colonne portanti. Come i cavernicoli lasciavano le loro fottute pitture rupestri nelle grotte, gli utenti lasciavano tracce di Zeb su questa piattaforma. Bastava una voce di corridoio o... Oh mio Dio, hai mai sognato quest'uomo? Era perfetto questo! Cazzo, dobbiamo fare... hai mai sognato quest'uomo però con Zeb? Dobbiamo farlo... Cazzo, occasione sprecatissima, raga! Potevamo fare "hai mai sognato quest'uomo ma con Zeb". Cazzo, raga, sprecatissimo. Sprecatissimo, sprecatissimo. Dobbiamo farlo, scusatemi, dobbiamo farlo, per forza. Dobbiamo farlo per forza, dobbiamo farlo per forza. No, non lo posso fare ora, però lo facciamo, lo facciamo. Giuro che lo facciamo. O un amico che ripeteva i suoi meme in maniera spastica. Questo gatto, ecco, si chiama Mish. Eccolo, dai, il tuo momento preferito. Questo gatto si chiama Mish. È il gatto più fiero del mondo. Guarda, guarda com'è fiero. Guarda, 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 guarda,
Lezzo. Come coccio. Questi sono quei video tipo che hai visto mille volte, proprio mille volte. Per spingerti alla domanda: ehi, ma cosa mi sto perdendo? Tra l'altro, fun fact, Zeb89 andava alle medie con Link for Universe. Non mi ricordo dove ho assimilato questa cosa, però erano o alle medie o alle superiori, non vorrei dire una cazzata, però comunque andavano a scuola insieme. Che lore. E da lì ti si apriva un mondo, ma che dico un mondo, un universo. A seconda dell'arco temporale potevi imbatterti in serie ormai storiche, come i giochi di merda, oppure le serie della Telecom per i più vecchi. Eccoci arrivati alla centrale. L'unica che capisco è la sede della Telecom, una di quelle che condivido, anche vorrei nuclearizzare la sede della Telecom. E Bari. Di Bibiena. O anche serie come Indie di merda. O... Ah, tra l'altro c'è un video che tutti hanno dimenticato per il bello di Zeb, cioè diciamo è stato molto fortunato Zeb che questo video sia stato dimenticato. C'è un video di Zeb molto vecchio che è stato cancellato che si chiama Cosa ne penso degli omosessuali? Che non so se l'avete visto, è ancora online perché è stato ricaricato, ma ha pochissime visual rispetto a livello mediatico, quanto secondo me questo video è, oh mio Dio. Però allora, immaginate Zeb che parla di un discorso come gli omosessuali, ecco, traete direttamente quale sarà la vostra conclusione. Di certo non sarà un video di Frida, però ecco, sta su YouTube, ecco, sta su YouTube. Quella su Caped, per chi come me l'ha scoperto verso il 2016, il periodo del boom di YouTube, in cui quindi gli utenti erano molti di più rispetto per esempio al 2012. Comunque il punto del discorso è che non importa se i suoi video ti piacessero o meno, se eri una persona un minimo informata del mondo di YouTube, non potevi non sapere chi fosse Zeb89. E l'influenza che aveva sulla sua community era paragonabile a quella che Gesù Cristo in persona aveva con gli apostoli. Siamo arrivati qui, in questo luogo importante, bisogna fare silenzio perché essendo un luogo sacro non bisogna urlare. Che cazzo è la crociata Zeb89? Potete vedere, questa è la casa del sommo. Seppure il nome no, vabbè. No, arrivati. Vabbè. Qui Kenneth Caselli casa. E in realtà questa ammirazione, questo il piccione in live, me lo ricordo. Pollo col riso, grazie di cuore per l'abbonamento. Bello, benvenuto a punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram degli abbonati. Grazie di cuore, bello, grazie di cuore per il supporto. Rispetto per quello che era riuscito a creare, per molti utenti era rimasto lo stesso fino davvero a poco tempo fa. Fino al suo tracollo, almeno. Parliamo non solo di un declino a livello di numeri, ma anche del colpo finale alla sua immagine pubblica e alla sua persona, che aveva comunque già ricevuto diversi colpi nel tempo. Colpi vabbè, che però non erano mai bastati. Colpi pesantissimi come Ultimate Arena penso sia stata una di quelle cose che l'ha consacrato come uno dei più grandi cazzari. Quella cosa del virus, tutta la cosa che il gioco sfruttava, i sample rubati, vabbè, un casino che non vi sto a raccontare perché probabilmente vi ricorderete. Stati a distruggere il personaggio che aveva creato durante gli anni. Un personaggio troppo grande e troppo carismatico per essere dimenticato o peggio uno ancora degli 89, Ciccio Gamer, Croix. O almeno Zeb. Questo è quello che io e forse molti altri pensavano. Eppure eccoci qua a parlare di un canale diventato ormai totalmente irrilevante. Grazie di cuore, bello, bentornato. Grazie del 14° mese. Bentornato, bello, grazie di cuore. Grazie, grazie di cuore. Bentornato, grazie al 14° mese. Sul web, almeno in Italia. Nello padre, scrivere questo video Santo. Mi sento come il capitano di una piccola nave che osserva seduto su una scogliera il Titanic, il fottuto Titanic che affonda. È come per un marinaio interessante osservare una nave considerata inaffondabile cadere a picco. Per me, che ho iniziato da poco a fare video su YouTube, è interessante osservare la discesa nell'oblio di una vera e propria leggenda di questa piattaforma. È con dispiacere quindi che oggi vi presento la storia della caduta di Zeb89. Tra qualche anno, quando nessuno se ne incularò più di pezza, io sarò ancora qui. Io sarò ancora qui. Ma per parlare del suo declino nella community italiana dobbiamo prima di tutto capire come è arrivato al top, partendo quindi dalle sue origini qui su YouTube. Io comunque ho tantissimo rispetto per chi fa una sola cosa. Ad esempio vedo che molti streamer portano unicamente, che ne so, Fortnite, unicamente Warzone, unicamente un gioco, cioè io ho tanto rispetto per questa cosa perché io mi cago il cazzo di fare qualcosa sia in live che in sede separata, quindi anche off camera, mi cago il cazzo molto facilmente di tante cose, cioè già una settimana di una cosa di fila, ciao, non penso che giocherò mai più a quella roba, però è un discorso mio, attenzione. Qua tanto rispetto per chi riesce a farlo ogni giorno. Ed elencando alcune controversie che l'hanno visto protagonista negli anni.
Questa è una citazione alla intro di Into the Void di Gaspar Noé. Anche il... Vediamo se l'ho beccata. Non so se il tizio vedrà mai questo video, però bravo, bravo, guardi dei bei film. Citazione a questa roba. Ah, era Enter the Void, non era Into the Void. Suo protagonista negli anni. Ragazzi, ma come cazzo si fa? Kenneth Caselli, nato ad Arezzo e conosciuto su internet come Zeb89. I motivi che lo spinsero ad aprirsi un suo canale YouTube ci vengono rivelati da questa clip in cui Adrian Fartade racconta anche come è nato il personaggio di Zeb. Lo dicevo io. Io la prima volta che l'ho visto era girava la notte per Bibiana con gli occhiali da sole e... E il CD di Sirius Sam legato, CD al, collo. Legato al collo. E la gente lo chiamava per il nome e lui disse: no, dovete chiamarmi Zeb da ora in poi, o Ace Gamer. E tutti gli dissero: no, apri un canale YouTube dove fare di queste cose. E lui lo fece per davvero, però la gente non si immaginava che sarebbe diventato un meme di internet. Andavi in giro e dicevi: da oggi dovete chiamarmi Zeb89. No, è vero? È falso. No, questo è falso. Questa cosa è nata da un Google Hangout dove un tizio disse delle cose totalmente non vere. L'evoluzione dei suoi video lo portò nel 2000. No, Zeb ha smentito! Ma oddio, non credo che uno che parla di NASA, mondo scientifico, uomini sullo spazio come Adrian Fartade, stelle e tutte quelle robe vada a sparare una puttanata su Zeb89. Considerando la credibilità di Zeb89, sono molto più felice di credere ad Adrian. Ciao Gelme, grazie al terzo mese, bentornato, bello, grazie di cuore. Nel 2008 a iniziare la sua prima serie, ovvero Giochi di Merda, che lo fece conoscere per la prima volta ad un pubblico più ampio. Per quanto tra il 2008 e il 2013 il pubblico di YouTube fosse comunque limitato. Ma il fatto di parlare male, tra virgolette, di molti giochi, spesso sulla... Zeb89 su Minecraft? Vogliamo parlare di Emerald, che ha fatto il video con Zeb89? Dai. Un attimo, che... Guarda, ti do altro pollo. Tieni quest'altro pollo, che tanto a me non serve, però. La lore. La lore. Questa dell'onda gli portò molta pubblicità negativa che poi col tempo, grazie al suo personaggio così sopra le righe, carismatico e alla creatività che metteva nel fare video, si trasformò in semplice pubblicità. Nel 2011 aprì anche un negozio, Ace Media. Sono riuscito da solo, non grazie a papà, a qualche finanziamento da zio Peppe, no? Comunque c'è un documentario su Zeb molto più accurato. Capisco che qua non ha potuto inserire tutto quanto perché per ora siamo già a 5 minuti ed è tutto molto streaming sito. Però c'è un altro documentario, se non sbaglio, fatto da tipo Mastropino o qualcosa del genere, che dura tipo un'ora e quello è molto accurato. Di tasca mia ad aprire un negozio, che generò le prime critiche nei suoi confronti per quanto riguarda i prezzi dei computer e il fatto che non specificasse le componenti di questi ultimi. Io ovviamente ad oggi non ho idea se le accuse fossero legittime o meno, fatto sta che questo è un tassello che si aggiunge alla sua figura, almeno agli occhi di chi lo seguiva a quei tempi. Ma la faccenda più discutibile che circonda Zeb e che ad oggi i suoi fan si ricorderanno sicuramente è Mr. X2, la mod di GTA creata da Zeb in persona, il cui launcher nascondeva un malware in grado di disinstallare Adblock dai computer di chi la scaricava. Da questa cosa Zeb si difese col tempo. Perché mi ricordavo che era sull'Ultimate Arena e non su Mr. X? Dicendo che era presente una nota prima di scaricare il gioco che avvisava di questo fatto. C'è scritto chiaramente, e ripeto chiaramente, nero su bianco, ma mica in cinese, in inglese, poi se sei analfabeta. No, era stato messo dopo. Questo problema che non è mio, ma c'è scritto: tu acconsenti che questo programma disinstalli Adblock dal tuo computer. Solo che, a detta di molti, questo avviso non era presente nella prima versione della mod e quindi sarebbe stata aggiunta solo dopo le varie lamentele. Anche attorno al suo gioco Ultimate Arena si creò un dibattito, sia perché era una merda, sia perché il sito venne hackerato scammando le password di molti utenti che Zeb consapevolmente non avvisò. Zeb inoltre ha nel tempo parlato di molti argomenti oltre il gaming su YouTube, risultando spesso a dir poco controverso ed estremo per molti versi. Ovviamente non sto parlando di battute, io me le ricordo, erano discorsi seri e pseudo argomentati. Aspetta. Battute, io me le ricordo, erano discorsi seri. Stai riprendendo in particolare il suo vecchio video su gay. Ah, allora vedi, lo dicevo prima io, il video dei gay su Zeb89.
pesantissimo quel video, recuperatevelo se potete perché è qualcosa di pesantissimo. Cioè lo swag si vede. Grazie. Seri e pseudo argomentati. Comunque ci sono dei video in passato. Ah, il periodo Burzum è il mio preferito perché qua è letteralmente Varg. Oh, che ormai a rivederli oggi non mi rappresentano. Ma allora perché ho fatto questo piccolo riassunto? Questo elenco di macchie che la sua figura ha subito nel tempo mi serviva solamente per introdurre un discorso. La sua community e l'amore incondizionato che provavano per la figura di Zeb. E all'epoca erano tutti, o come minimo la maggior guarda parte, anch'io a conoscenza questi occhiali, del Zeb. Suo caratteraccio, delle sue posizioni in ambito sociale e di tutte le controversie del caso. Eppure i suoi fan riuscivano molto bene a distinguere la persona dal contenuto che portava. E attenzione che per uno che... Ciao Marco Vava 1994, ciao Marco, grazie di cuore per l'abbonamento, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram di Sub, grazie per l'abbonamento, bello. Il video su YouTube non è così scontato, non stiamo parlando di, non lo so, un regista che sti cazzi se nella vita picchia le vecchie, l'importante è che faccia film belli. No, Tarantino picchiava i giornalisti, c'è un bordello di video di Tarantino che picchia i giornalisti, il giornalista che va da lui e gli fa scusami, lui che tipo si volta malissimo lì meno. Ciao Alessandro, grazie di cuore per il Prime, benvenuto, bello, grazie per aver scelto questo canale, spero di doverai bene, entra nel gruppo di Sub, mi raccomando. La figura dello youtuber è spesso, almeno per gli utenti e soprattutto a quei tempi, strettamente legata alla sua persona e alla sua immagine. Quello era il Romix, io sono il pontefice del Romix. Fine pubblica. Allora io ho sviluppato una teoria durante gli anni seguendo molte persone su... Ciao Pera, grazie di cuore per il Prime, bello, benvenuto, benvenuto. Grazie di cuore anche dentro nel gruppo di abbonamenti, grazie di cuore, bello. YouTube, zio Pera. Che chiameremo teoria anguilla e che si divide in tre livelli. Allora, nel primo livello ci sono quelle persone che magari hanno fatto un video che è andato discretamente o che comunque ha fatto un boom vero e proprio, ma che per continuare ad andare bene, a fare tante visualizzazioni, devono per forza di cose fare contenuti interessanti o comunque dei bei video. Poi c'è il secondo livello, in cui ci sono quelle persone che sono già riconosciute come youtuber, quindi non hanno bisogno di fare dei bei contenuti e riescono a fare visualizzazioni anche semplicemente mettendo magari un frame della faccia nella miniatura e la gente ci clicca. Chi era Murri? Anche semplicemente mettendo magari un frame da... uno dei due. Sì, era Murri, era Murri. La faccia nella miniatura e la gente ci cliccherà comunque perché riconoscono quella faccia come una faccia amica, no? E per esempio uno a caso Murri che fa 200.000 visualizzazioni con dei video di merda, tipo prova a non ridere. Vabbè dai, non è il problema di Murri, è il problema di YouTube, attenzione. Nel 2022, questo è un esempio di questa categoria, ovviamente senza offesa, nel senso, anzi è un pregio riuscire a fare 200.000 visualizzazioni. Esatto, perché il problema non sta in Murri che li fa, ma la gente che li guarda. Il giorno in cui la gente smetterà di guardare quei video, allora Murri smetterà di fare quei video, molto banalmente. E questa è la macchina che porta avanti tutto. Con dei video così brutti, oggettivamente. E quindi questa è la seconda categoria. E poi c'è il terzo livello. Quelli che fanno parte di questa categoria in Italia si contano davvero sulle dita di una mano. E ovviamente Zeb nel suo prime ne faceva parte. Era asceso dalla figura dello youtuber ed era diventato qualcosa di totalmente diverso. Avrebbe potuto fare letteralmente il cazzo che voleva, avrebbe potuto creare un fottutissimo culto incentrato sulla sua persona. Verissimo. Avrebbe potuto picchiare un cucciolo di panda in un video e probabilmente ai suoi fan sarebbe bastato sentire un piccolo mans per dire. E sicuramente ai fan di Barba Scura questa cosa avrebbe fatto molto piacere. Dimenticare lo sfortunato incidente e tornare a venerarlo. Quindi il supporto che i fan mostravano nei confronti di Zeb aveva dell'incredibile. E mi sto riferendo ad esempio alla sua prima live su YouTube, caricata a novembre del 2016, ed indovinate un po' su Dead by Daylight. Io ti odio! Ho iniziato a streamare. Ottima rappresentazione. Praticamente quel gioco è Zeb. Cioè penso che qualsiasi ora lo trovi online nelle partite. Ciao Bria, grazie per aver regalato una sabba Yukin. Ciao Yukin. E ciao Bria, grazie di cuore Bria. Mare su questo canale Dead by Daylight. Sto facendo questo video perché ieri voi mi avete donato un totale di 1500 euro. Nessuno all'epoca si sarebbe aspettato che quell'ulteriore contenuto live che molti suoi fan evidentemente apprezzavano, che non faceva altro che aggiungersi ai soliti video, si sarebbe rivelato un parassita che col tempo avrebbe completamente divorato Zeb, portandolo verso un irreversibile declino. Ciao ragazzi, ciao a tutti, Cioè, però io la cosa che non capisco è... Tu dici lo fai per i soldi, ok? Tu dici uno come Zeb è uno di quelli che lo fa per i soldi, perché meno lavoro più guadagno, attenzione. Però in una situazione come ora di Zeb, dove da YouTube penso avrà pochissime entrate, e da Twitch con quei spettatori che, vabbè, sono buoni, attenzione, ci puoi campare con quegli spettatori,
Certo, devi metterci pure le tasse, però comunque perché non ha ancora capito che deve smetterla? Cioè lui sta andando dritto per dritto per dritto, anche se i suoi guadagni si sono tipo dimezzati, perché qua penso sia un fattore di guadagni, ragazzi. Cioè non ci entra più il discorso passione o altro, cioè se sta facendo questa roba... Boh. Sono Zeb89 e io voglio provare a streamare in inglese. Io voglio provare a streamare in inglese. Le live iniziarono ad aumentare sempre di più a discapito dei video classici. Questo generò molte critiche da utenti che evidentemente vedevano questa sua scelta come un modo per fare più soldi senza doversi sforzare nel fare video. Una sorta di tradimento ma del ora suo stesso personaggio. Ad oggi fa un po' ridere come critica, visto che da lì a poco la maggior parte... E io credo sia troppo orgoglioso per retrocedere come persona. Dei creator di YouTube si spostò addirittura dalla piattaforma, ma erano tempi diversi in cui il semplice donare ad uno YouTuber era visto come assurdo. Ad esempio, ho ritrovato questo vecchio video di Daily Mellow. Che delusione. Uno dei più forti giocatori, ma anche intrattenitori di YouTube Italia, che si trasforma in un cagnolino ammaestrato. Un mansueto batuffolo da accarezzare. È colpa di voi che donate. È colpa di chi ormai ha avallato un sistema per il quale YouTube debba reperire risorse attraverso le donazioni. Come voleva si dimostrare. Raga, mi manca un sacco Daily Mellow. Mi manca proprio Daily Mellow che dice i suoi pareri su ogni cosa. Cioè, mi manca veramente ogni volta. Cioè, io avevo questo meme con i miei amici che mandavamo sempre il video di Daily Mellow. Guardavamo i primi secondi, dicevamo tipo, ma chi cazzo te l'ha chiesto? E poi chiudevamo il video, no? È tipo un meme assurdo Daily Mellow che dava il suo parere su tipo, non te l'ho chiesto. Mostrare anche Zeb si sposterà ad agosto 2018 a streamare su Twitch. Quindi parliamo del periodo subito dopo l'Apocalypse, in cui letteralmente ci fu una migrazione di massa da YouTube a Twitch. Alla Anch'io. Ricerca della piattaforma perfetta per creare contenuti senza le limitazioni del bollino giallo e quindi con guadagni molto più alti. Anche se direi che a conti fatti Twitch si è rivelata una piattaforma ben lontana. Occhio a sto video, non mi ricordo chi, ma è stato straicato a vederlo. Ma veramente? Ma sul serio, Leo? Ma che cazzo? Ma perché? Cioè, che... Ma proprio da lui? Da Zeb! Oh mio Dio! E vabbè, toglieremo la live. Dalla perfezione. Ma questo è un altro discorso. Fatto sta che la community non prese per nulla bene questa decisione. Anche perché Zeb aveva più volte detto di non volersi spostare da YouTube. Io ti chiedo, non lasciare YouTube Italia. Ma che cazzo se la lascia? Che cazzo è cosa? Ma come ti viene in mente che io lasci YouTube Italia? Io su Twitch non ci vado. Anche perché sono nato su YouTube, mi trovo benissimo qua. E quindi non avrebbe senso per me, per Zeb89, andare su Twitch. Secondo me non c'è nulla di male nel cambiare idea, ma qui non stiamo parlando di quello che penso io, e i fatti sono che i suoi fan non erano per nulla entusiasti di questo cambiamento. Comunque, Zeb continuerà a streamare con regolarità su Twitch fino ad ottobre 2018, periodo in cui streama spesso Dead by Daylight, ma alternando comunque con altri giochi. Farà poi una pausa di 9 mesi a causa, immagino, del trasferimento. 9 mesi di pausa. 9 mesi senza stipendio da Twitch. Zio Pera. Venuto a Malta, il luogo in cui tra l'altro si separerà definitivamente. Oh, ma qua ci sto io. Cioè, quindi lui è partito da Modica, è arrivato qua. Guarda, qua ci sto io, sto tipo qua. Sì, sto tipo in questo punto. Ho appena detto definitivamente del suo passato, sia a livello fisico che a questo punto spirituale. Torna a streamare su Twitch con regolarità il 26 maggio 2019, portando pessime notizie per la community. Zeb infatti da lì a poco conferma il suo definitivo e ormai prevedibile abbandono di YouTube, che infatti era rimasto privo di nuovi contenuti per quasi un anno. Ovviamente è sottointeso che anche questa scelta in molti non la presero benissimo e vabbè, non posso biasimarli. Il motivo di questo abbandono, a detta sua, era che YouTube aveva smesso di pagare come una volta. Certo che grazie, anche da un punto di vista molto cinico, se avesse continuato a fare video ogni tanto, non dico sempre, ma ogni tanto col suo vecchio stile, probabilmente avrebbe accontentato molte persone che invece sono rimaste deluse da questa sua decisione. Ma alla fine, effettivamente, se non riusciva a guadagnare da YouTube, aveva tutto. Cazzo, Zeb89 è un metallaro mancato. Vi immaginate, tipo, swipati io al posto di Zeb e Zeb al mio posto? Il diritto di scegliere di mollarlo. Dal ritorno di Zeb su Twitch, il suo atteggiamento verso la community non...
Ciao Notte del Diavolo, grazie del secondo mese. Eh sì, grazie di cuore. Grazie a Non Sono K e a Shadow Brigitte. Era cambiato, anzi forse era anche peggiorato. Avevo ancora il ban più veloce di Twitch, tanto da creare il mio format preferito, ovvero le ban speedrun. Le ban speedrun di Zeb, anche se quelle di Pokémon erano più divertenti, onestamente. Vabbè, poi sono create quelle di Zeb. Ciao Tosman27, grazie di cuore per l'abbonamento. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Quindi io per questo sono... Let's go! Let's go! Come ha detto bene Razzi, e anche il suo atteggiamento verso i colleghi non era molto affettuoso, diciamo. Waglio! No! No, dai, non scrivete porcate, ragazzi. No! Ah, we're getting attacked, I think. We're getting attacked by a channel. Okay, I'm gonna report you. You're getting reported, man. Imagine losing your putting your partnership with Twitch at risk just to be a prick. That's smart, I have to say, you're really, a really smart guy. E voglio dire, finché cerca di segnalare Grembaud, siamo tutti felici, penso. Però non so, sembrava... basato, no, no, basatissimo. Così che odiasse tutti basato. Indistintamente. O comunque mi faccio intervistare. Mi è piaciuta quell'accostamento di Nightmare Before Christmas, che penso sia una delle migliori rappresentazioni di Zeb nei cartoni. Ma così che odiasse tutti indistintamente. O comunque mi faccio intervistare da qualcuno che non sia Dario Moccia, insomma. Non so se mi spiego. Oddio, madonna, fiero. Però ragazzi, sempre sul pezzo, non molla, non indietreggia di un passo, Edo. È vero, è troppo orgoglioso per fare anche un minimo passino indietro. No, lui vincerà sempre. Non indietreggia di un passo. Ma quello non fa gaming, quello fa trash. Una volta l'ho incontrato a Luca Comics, voleva stringermi la mano e io non sapevo manco chi era. Come, non mi conosci? No, non ti conosco. Cazzo me ne frega. Io non seguo persone che non fanno nulla. Cazzo bene. A me delle truzzate non mi interessa nulla. Ma qualcuno mi può ricordare per cos'è famoso? Mica lo so. Famoso per le cazzate. Levi! Lezzo! Ma vai a scuola lì, ascolta. Io invece, Zebboni, ti dico vai al Cerbero e divertiti. Ma io mi posso anche divertire a prenderli per il culo, ma non ci guadagno niente. Non mi interessa. Cioè, quando parli con gente con un IQ basso, è molto facile smontare quello che dicono. Sì, ma vede uno con la maschera, col cespuglietto, no? Che malapena riesce a parlare, quando riesce dice okay, cazzate. L'altro che si crede un filosofo, così. 5 minuti dopo io avevo la live, infatti io ho mandato l'ultima donazione dicendo vabbè ciao, stammi bene. E mi arriva la clip l'indomani di lui, che non, con un'aggressività che non so dove la trova, voglio veramente farmi consigliare perché è incredibile. Ha detto, cazzo le idee a Marco stanno finendo, se addirittura deve donare per poi fare content del fatto che ha donato a Zeb in live, minchia, allora... Oh, minchia, ovvio! Che palle! Eppure va detto che nonostante le varie lamentele, la sua live di rientro su Twitch ha registrato una media spettatori di 4.000 e di lì a poco si è assestato sui 1.500-2.000 spettatori, che non calarono nemmeno dopo la faccenda di Lubansky, che tra l'altro mise ancora una volta in cattiva luce... Ex collaboratore di Zeb 89 si sfoga da noi, Lubansky. Ok, mi manca questa roba. La figura roba di Zeb, almeno agli occhi degli spettatori, ripeto. Ma arrivati a questo punto, come può far desistere gli utenti che hanno scelto di seguirlo a prescindere da tutto? I fan più accaniti che ormai ci hanno fatto il callo, hanno imparato benissimo a separare il contenuto di Zeb dalla sua persona. Come può inimicarsi persino loro? Semplice, basta rendere il contenuto una merda, snaturandolo completamente della sua essenza. Beh, a mio parere c'entrano molto tre delle sue scelte più recenti e abbastanza discutibili. La prima è stata, a mio parere, smettere di variare totalmente il contenuto, iniziare a portare un singolo gioco fino all'esasperazione di tutta la sua community, fino a renderlo inguardabile agli occhi di qualsiasi persona normale e anche agli occhi di chi magari prima poteva apprezzare quel gioco. Ed ecco il primo calo di spettatori. Il secondo passo, che è anche quello più ovvio, è stato, secondo me, cambiare all'improvviso, così dal giorno alla notte, la lingua con cui si è costruito il suo pubblico per 16 anni, la lingua con cui evidentemente riusciva a trasmettere più energia e più simpatia e tra l'altro la lingua con cui ha creato tutti i meme che hanno contribuito a renderlo famoso e conosciuto e che indovinate un po' diventeranno inutilizzabili in inglese o comunque non avranno lo stesso effetto sicuramente. E volevi! You wanted.
il terzo ed ultimo. You want it? It's your, my friend, as long as you have enough rubies. I'm sorry, Link, but I can give you credit. Come back when you are a little more richer. Il passo sarebbe tagliare completamente qualsiasi tipo di relazione con la community italiana e con il suo vecchio pubblico. Anche qui molto. Io credo che stia proprio tentando di staccarsi dall'Italia e provare ad avere un pubblico americano, però. Molto semplice da fare. Basta bannare chiunque, provi a scrivere qualcosa in italiano in chat. Anche un semplice ciao Zeb. Questo. Madonna, verissimo. Anche un semplice ciao Zeb. È proprio il. Mamma mia, il fatto di. Cioè, proprio questa cosa del per far sì che tutti parlino in inglese, banno chiunque scriva qualcosa in italiano, anche se magari è uno che è veramente un mio fan e tipo per una cazzata o altro lo scrive, subito boom. E ci credo che poi 200 spectre, i tuoi possibili 1500 spectre è già bannati. Però ha un lato positivo, ovvero moltiplicare e abbassare di molto il record di ban speedrun nel canale di Zeb. Come se non bastasse, ha bloccato tutti i commenti dai suoi vecchi video, anzi da tutti i video dei due canali, sia Sgamer sia l'altro canale. E tra l'altro nemmeno sapevo si potesse bloccare la sezione commenti di un canale intero. So solo che è una cosa tristissima, anche perché sui video vecchissimi, cioè di 10 anni fa, non ci sono più i commenti storici. Un'altra chicca è il canale Zeb89 International, che è stato per molto tempo bloccato in Italia, solo in Italia. Era impossibile guardare i video se non con una VPN. Adesso però è sbloccato. Cosa? Non sapevo che avesse fatto sto canale bloccato in Italia. Geniale però, veramente geniale. Cioè sta proprio tentando di essere isolato dall'Italia. Cioè io credo che per il suo orgoglio lui abbandonerà YouTube piuttosto che continuare a... Cioè piuttosto che retrocedere. Non so perché sinceramente. E questi secondo me sono i motivi che lo hanno fatto passare da 1500-2000 spettatori medi ai 250-300 medi ad oggi. Eppure da una parte Zeb è stato così incoerente durante gli anni che iniziò a pensare che fosse in realtà la persona più coerente mai esistita su YouTube Italia. E questa sua fermezza nel prendere decisioni a prescindere da come il pubblico avrebbe potuto reagire è ammirevole nonostante tutto. Ad esempio la scelta di fare live in inglese, io sono sicuro che lui fosse consapevole di star facendo una scelta rischiosa e che i suoi fan non l'avrebbero preso per nulla bene. Eppure alla fine ha fatto questa scommessa a prescindere. Oppure il fatto di giocare solo a Dead by Daylight nonostante fosse palese come il sole che le persone si fossero rotte le palle e che volevano vedere altri giochi. E non ha cambiato solo perché a lui piaceva ancora giocare a quel gioco. Non so quanto sia una cosa positiva, mi vengono in mente le parole di un vecchio saggio. Fatto. Quello che ho fatto, proprio perché mandava. Io faccio come mi pare, va bene? Tu devi cucinare quello che piacciono agli altri. E infatti io non riesco a non pensare che questa sua caratteristica, probabilmente la stessa che ai tempi lo fece diventare conosciuto. Però è coerente, 89. Però almeno è coerente, cazzo, almeno è coerente. È un cervello di gallina, una testa dura, però è coerente. Alla fine sia stato anche il motivo della sua mancata evoluzione e del suo stallo, nonché il motivo della sua dipartita dai riflettori di internet. Circa. Bello, bello, bello sto video, molto bello. Ne ho visti anche altri di Chan Changuilla e tanta roba, come il primo che lo rese famoso, veramente, veramente tanta roba, veramente tanta roba. Allora, passiamo al prossimo video della sedia a due gambe. Questo video si chiama La vera storia di Shrek e più meme del film. Io so che Shrek è preso da un libro, cioè da una storia, una fiaba, non so che cazzo sia. E oggi vediamo, questo è il canale della sedia a due gambe, che tra l'altro voi non sapete, ma questo canale ha una lore assurda, perché potrebbe essere un compagno di classe di qualcuno molto famoso su internet, quindi c'è una lore che però non so se posso dirla, ma lui è molto collegato con qualcuno. È molto collegato con qualcuno, però sì, troppa lore. Ciao Sussi, grazie di cuore per il terzo mese, bentornato. L'ho trovato, l'ho finalmente trovato, dopo tutti questi anni è mio. Ho comprato il libro sulla vera storia di Shrek. Sì, Shrek, l'orco più sexy che abbiate mai visto. Ma perché l'ho comprato? Che editing!
Perché l'ho comprato? Beh, perché se conoscete internet almeno un tantino, saprete quanta influenza ha la storia di Shrek nella sua cultura. E Shrek è sempre stato come un padre per me. Solo che non era una... Editing della Madonna! Perciò io, sedia plurilaureata in arte memistica, non posso non condividere con voi questa conoscenza. Partito come il film d'animazione che tutti conosciamo, è finito per essere uno dei pilastri, l'origine, il padre fondatore di tutti i meme. Dalle reaction ai fotomontaggi, fino ad arrivare alla parte preferita di tutti. Shrek is love, Shrek. Però idolatrare Shrek per il suo straordinario sex appeal. Sapete tutti di che sto parlando, è ovvio, è palese. Proprio c'è gente che ti tagga nella chat di Zeb e si sta arrabbiando un po'. Raga, non fatelo, attenzione, non ho detto niente su Zeb, porca miseria, non fate ste minchiate. E poi quello là è uscito. Se davvero non c'è bisogno di parlare di Shrek is love, Shrek is life. Per chi non conoscesse la storia, siete ancora in tempo per scappare. Un tizio anonimo nel 2013 scrisse su 4chan una storia a sfondo non adatto ai minori. Oh mio Dio, quindi il... Il video Shrek is love, Shrek is life viene da un post fatto su 4chan. Non la sapevo questa roba. Pensavo fosse semplicemente un video fatto da un tizio su... Wow, figo. Ciao i teloni, grazie del Prime, bello, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per il gruppo sub. Comunque, solo da 4chan poteva arrivare sta puttanata. Ma che dico, non adatto ai minori, non adatto a nessuno. Su un ragazzo e Shrek in TV. Tanto a proposito di cose shock di internet, non aprivo TikTok da 2 giorni, non so perché, dovevo postare un reel e ho scrollato un poco, e avevo la home piena di una roba tipo che tutti erano scandalizzati di... È una roba tipo 2 Girl 1 Cup, però nuova, tipo, in cui c'è gente sempre che si mangia a merda. Vabbè, sempre la solita puttanata, però mi ha fatto ricordare quando ero veramente piccolo e ci sono stato molto male per il video di 2 Girl 1 Cup. Niente, volevo solo fare questo collegamento. Titolata Shrek is love, Shrek is life. E indovinate un po', invece di rimanere sotterrata nei più bassi meandri di internet, questa storia è andata virale. Ah, Gesù. Al di là di questa storia si può dire che non c'è Shrek senza i meme e non ci sono i meme senza Shrek. È parte integrante di tutta la sua lore. E indovinate un po', è proprio attraverso un meme che ho scoperto questo libro. Il meme raffigurava l'ultima scena del libro di William Steig, da cui ha preso ispirazione la storia di Shrek. Stalin. Non voglio spoilerarvi l'ultima pagina, perciò vi farò vedere solo la frase che mi ha convinto a comprarlo. Dio odiava Shrek perché era vivo. Cosa? Ne voglio 10. Così sono corso a vedere dove poter comprare questo capolavoro e finalmente l'ho comprato. Quindi cosa faremo oggi? Oggi voglio farvi un regalo. Voglio leggere e commentare con voi questo libro. Perciò rilassatevi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, prendete una tazza di tè o 1,5 litri di Monster, perché holy shit, i prossimi minuti saranno follia. Che editing, signori, che editing. Partiamo dalla copertina di questo meraviglioso libro. Wow. Non so cosa mi dia più fastidio, la cornicetta fatta letteralmente da un bambino di 3 anni o l'incredibile somiglianza tra questo Shrek e lo Shrek che conosciamo tutti. La tinta arancione ai capelli. Shrek faceva di sicuro la... Oh cazzo, la tinta arancione. Vediamo la prima pagina. Innanzitutto ammiriamo questa splendida illustrazione che non sembra assolutamente fatta dalla Dingo Pictures. No, qui c'è tutta un'altra fattura. Guardate, ci sono anche i famosissimi piedi con il Parkinson di Shrek. Comunque la prima pagina recita: sua madre era brutta e suo padre era brutto, ma Shrek era più brutto di loro due messi insieme. So che molti di voi a questa frase avranno già detto: wow, ma sta parlando di me. Ma aspettate, già da quando era piccolo Shrek poteva sputare fiamme per 99 metri, scusa cosa? E sfogare il fumo da entrambe le orecchie, scusa cosa? Con un solo sguardo intimidiva i rettili nella palude. Madonna, penso che sia uno dei miei preferiti in questo momento su YouTube, porca miseria, più come lui. A qualsiasi serpente abbastanza stupido da Grazie per i 100 bit. La sedia a due gambe, oh mio Dio, che ansia. Tipo è tipo, mio Dio, che brutto. Cioè, tipo che stai guardando un film, tipo che ne so, stai guardando Mission Impossible e fai: no, minchia, ma sto qua è proprio un figo. E poi arriva improvvisamente il tizio là di James Bond e ti punta la pistola dietro la seta alla nuca. Ciao bro, grazie per i bit, come stai? E adesso però non posso fare più commenti sul video, perché sennò sembra che sto solamente essendo gentile. Invece comunque collab, sub for sub, sub for sub.
lato, prima alla sedia a due gambe stavo raccontando della lore incredibile, del fatto che tu andavi alle superiori con qualcun altro che sta su internet. Io non so se questa cosa si può raccontare perché mi è stata raccontata, ma non so se ho il permesso per dirla su internet, attenzione. Quindi vorrei un attimino il tuo sì per dirmi, cioè per farlo. Dal mio permesso sì, però manca da... Finisce così, un'altra favola breve se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. Dlarz. E vabbè, ormai l'ho detto, che palle, sono scemo. Vabbè, e Dani, voi andavate tipo alle superiori insieme con Dlarz, giusto? O ai superiori o medie, mi ricordo che mi aveva accennato qualcosa. Spettacolo, spettacolo. La lore sempre più intrinseca. Corretto, superiori, che figata. Che figata, fighissimo. Fighissimo, beh, veramente figo. Artisti con lore profonda. Sì, mi ha detto che vi siete anche visti di recente, quindi wow, bellissimo. Morderlo, venivano subito le convulsioni e moriva. Ah, quindi questo serpente sta avendo le convulsioni. Un giorno i genitori di Shrek decisero che era giunto il momento che il loro piccolo tesoro uscisse fuori per il mondo a fare la sua parte di danni. Queste sono sicuro che siano le stesse origini di Pietro Pacciani. Così lo salutarono a calci e Shrek lasciò il buco nero in cui si era schiuso. Io non lo so, non ho studiato abbastanza biologia per sapere queste cose. Ma ecco che Shrek si imbatté in una strega che cucinava pipistrelli. Avevano già predetto il Covid. Avevano già predetto il Covid come i Simpson. Wow, comedy. Shrek si ferma e chiede alla strega... Basato e accurato. ...di predirgli il futuro in cambio dei suoi rari pidocchi. Oramai non mi sorprendo più di nulla. Insomma, la strega gli predice il futuro, e per predire il futuro intendo che con una filastrocca mi spoilerà letteralmente tutta la storia, ma non vi dico niente se non che la strega dice a Shrek di trovare una principessa e che le parole magiche di... Guarda, se non lo dicevo io prima che era Dlarz, il tuo compagno delle superiori, l'avrebbe spoilerato sto video. Guarda che bello, Dani Principessa. Guarda che bello. Tanto questa è la foto dove c'è lui tutto impettito così. E guarda il... Sai quale foto dovevi mettere, dannazione? Dovevi mettere questa foto. Che palle, io ho l'archivio Dlarz che potrei passarti. Dovevi mettere questa... No, questo non è Dani. Scusatemi. Dov'è? Allora, c'è questa che secondo me è un'ottima foto. Questa è veramente un'ottima foto di Dani. Se no c'è anche questa. Questa versione principessa secondo me sarebbe pure fenomenale. Se no c'è anche... Ok, una... Beh, andiamo avanti col video, scusa. Dio solo sa che cosa. Erano... strudel di mele. Per le prossime due pagine, invece, che non hanno alcun senso e nessun fine assoluto alla trama, vi farò vedere solo le illustrazioni, giusto perché se non eravate abbastanza confusi. Per prima una pagina dove Shrek importuna un povero lavoratore, nell'altra invece... E niente, lascio trarre a voi le conclusioni. Ai margini di un bosco trovò questo avvertimento inchiodato a un albero. Fermo, straniero. Ora, solo perché è di un altro colore, non vuol dire che... Evita il pericolo, se hai intenzione di rimanere vivo, faresti meglio a tornare da dove sei venuto. Okay. E infatti, entrato nel bosco... Mi ha ucciso, okay. Un enorme drago gli sbarrò la strada. Ma di che questo è il drago da cui hanno preso ispirazione per... Ritiro tutto quello che ho detto. Gesù santo. Il drago lo attacca, ma Shrek lo colpisce in mezzo agli occhi con una putrida fiamma blu. Shrek, ma che cosa sei diventato da sex... Oxygen Destroyer di Godzilla. La terrorista è un attimo. E finalmente, dopo che Shrek si fa un pisolino... E Dio santo, Shrek, lascia stare quei bambini. Incontra, signore e signori, Ciuchino, la versione molto budget di Ciuchino. Shrek si affrettò ad avvicinarsi e provò... Oddio, fa senso veramente tanto Ciuchino, però in forma normale. Le parole magiche. Strudel di mele. L'asino alzò gli occhi assonnati e ragliò. Guardo nel verde mentre bruco nel verde, cercando un trifoglio. Ozio e passo le mie giornate nel verde. Un vagabondo che mastica e mastica. Stupido asino chiacchierone, Shrek urlò. Quindi Ciuchino nel libro è molto intelligente, tipo acculturato, wow. Non dovresti portarmi da qualche parte? Ma che interazione è? Ma non so voi, ma a me vi verrà un ictus se continuo a leggere sta roba. Comunque, arrivano fino a...
che è un po' improbabile considerando che sei fatto di legno. Però mentre al castello della principessa, ma davanti a Shrek gli si para davanti un cavaliere pronto ad affrontarlo. Vai Shrek, fagli il culo! Dovrai passare sul mio cadavere! Mercurio del mago, il guinzaglio dell'idraulico, colpisco la tua testa rugosa. E il cavaliere percosse Shrek. No, non sto scherzando, c'è scritto davvero così. Shrek socchiuse gli occhi, aprì la bocca e urlò una raffica di fuoco. Shrek, non puoi risolvere sempre tutto dando fuoco alle cose. Mi sa che tutti quei calci che ti davano i tuoi genitori non è che ti abbiano fatto tanto bene. Insomma, finalmente Shrek riesce ad arrivare al castello della principessa. Finalmente, non vedo l'ora di vedere Fion... Ah. L'anatomia, qual è il naso? Ah, è di profilo, ok, scusa. Quella... dovrebbe essere Fiona. Entrò a castello e le sue labbra grasse si aprirono. Lì davanti a lui c'era la principessa più brutta che si fosse mai. Ma sembra tipo Gino il Pollo, voi non lo vedete bene, però vi ricordate tipo... aspetta. E si chiamava tipo Gino. Gino il Pollo, sì, era questo. Non so perché mi dà queste vibes. Dio mio, mi dà queste vibes. Mai non so vista perché. Sulla superficie del pianeta. Strudel di mele, disse Shrek. Cocca doodle, ribatté la principessa. Esattamente come nel film, non c'è assolutamente paragone. E parte una scena assurda, tutta rimata, con delle parole intraducibili, dove Shrek e Fiona si dicono: le tue verruche cornute, le tue rosee vene, come paludi viscide e paludi ammuffite, mi eccitano. Che kink strani, Shrek. Dio santo, datti un contegno. Il tuo naso è così peloso. Oh, non indugiamo. Il tuo aspetto è così spaventoso. Penso che dovremo sposarci. Ma poi ha tipo una cravatta nell'orecchio, questa donna. Perché, cioè, una cravatta nell'orecchio. Un rossetto blu, due denti che gli escono, un po' di brufoli. Un trucco. Ah, qua c'è l'altro occhio. Questo è il naso, la corona, i capelli biondi. Un orecchio che è degno di uno dei tre di Ed & Eddy. Ma perché nessuno mi ha fermato da fare video su YouTube? Shrek le schioccò il naso. Lei gli mordicchiò l'orecchio. Ma trovatevi una stanza prima! E si buttarono l'uno nelle braccia dell'altro. Come il fuoco e il fumo, questi due si completavano. Ed ecco finalmente l'ultima pagina, la pagina con la frase che ho visto nel meme. Shrek decise di sposare quella cosa, qualunque cosa fosse, e dato che nessun prete volle ufficiare il matrimonio perché Dio odiava Shrek, usarono un coccodrillo. Beh, aspetta un secondo, ma questa frase non c'è. Questa era la frase che c'era nel meme che, tra l'altro, mi ha fatto comprare questo libro. Ma che diavolo, se la sono inventata? Mi hanno scammato, ma siamo seri? Ma poi lo vengo a scoprire alla fine, dopo aver letto tutto sto libro no sense. Che palle! No, ci sono rimasto malissimo, fra! No! Ah, e vabbè, sapete come si dice in questi casi? Quello che non ti uccide, ci hai sperato. Comunque, in ogni caso, questo libro è incredibile, ma perché non mi dite la vostra? Grazie per il bit. Voglio leggere una vostra recensione da intenditori di meme. Considerate che non ho letto tutte le pagine, tipo quella dove Shrek si mangia un fulmine, o quando si trova ad un evento cosplay. Per questo vi lascio il libro in descrizione nel caso voleste comprarlo. Se volete vedere invece c'è un altro video pieno di memini bellini, dovete assolutamente guardare questo video. Collab? No, comunque editing della Madonna, gli zoom con lo shutter messo alto, penso siano il modo per capire se qualcuno ci sa fare con l'editing. Se qualcuno fa questi zoom vuol dire che sa editare, punto. Basta, non ci sono altre soluzioni. Comunque, grazie di cuore, la sedia a due gambe, questo video è stato fenomenale. E dopo Shrek passiamo a un altro, vabbè... 24 ore con Peppe Fetish. La sua malattia e le sue passioni. Peppe Fetish, ne parlavamo l'altra volta, non l'ho mai approfondito molto, mai approfondito, mai troppo approfondito. Troppo approfondito. Ho solo visto qualche meme e un video dove fa sesso, perché un testa di cazzo di voi me l'ha inviato su Instagram. Io l'ho aperto e vi giuro, stavo per vomitare. Peppe Fetish. Andiamo. Cioè, non è che sono un pazzo pericoloso. Anzi, sono una persona buonissima. Lo sappiamo. Sì. Ciao Andrea. Buongiorno Peppe, come stai? Buongiorno, oggi? Tutto bene, grazie. Sei pronto a passare una bella giornata? Però lui fa morire. Io sono Peppe Fetish. Buonasera, grazie, benvenuti. Sono io. È proprio il proprio
è lui che parla così e basta, no? È tipo, boh, non mi viene in mente altri, però è proprio tipo Stepney, no, che parla in quel modo. Vabbè, però là è più un accento fiorentino e quello che è. Invece qua proprio, cioè, è tipo un, che c'ha un doppiatore che lo fa apposta così. Insieme? Certo, non vedo l'ora. Per chi non lo conoscesse, Peppe Fetish è il feticista più simpatico e famoso d'Italia, venuto alla ribalta grazie ai suoi balletti scatenati in giro per i bar di Napoli e soprattutto per quanto è disposto a pagare per un aperitivo a base di piedi. Pago 30 euro per leccare, 20 euro solo per odorare. Negli anni a Peppe hanno fatto moltissime interviste, ma credetemi, mai una come questa. Oggi, grazie agli amici del pub Il Cantiere, lo abbiamo convinto ad aprirsi con noi senza limiti. Se è soltanto per odorare, con la calza anche mi piace. Perché si impregna di più. Sì, è più formaggioso. Dio mio! E a parlare dei suoi segreti più privati. Vabbè, io prendo anche le medicine. Faccio uso di psicofarmaci pesanti. Ma perché? Che posso, se posso chiederti, che per quale motivo? Concedendoci di tanto in tanto attimi di goliardia. E datemi i piedi. Datemi i piedi. Voglio i piedi. È un ritornello. Io vi ricordo di sostenere Alice come prima seguendoci qui e anche... Dai, non credo sia bannabile sta cosa del fetish o altro. Tanto alla fine è un documentario. Comunque grazie per avermi avvisato. E su Instagram. Ma partiamo dall'inizio. Tu quanti anni hai, Web? Io ho 39 anni. Fra pochi mesi, a luglio, ne faccio 40. Com'è la tua giornata tipo? Dormo 40 in genere tutta la... Certo, ho un po' di problemi qua sopra, però... Giornata. Poi mangio, mi metto un po' al computer e poi la sera sul tardi scendo e vado a caccia. Vado a trovare le ragazze disposte a soddisfare la mia passione. Però non è che io scendo soltanto e esclusivamente per fare quello. Se ci esce è buono. Però io, mi piace anche comunque sedermi al tavolino, prendermi un caffè, fumarmi la sigaretta, incontrare degli amici. Molto spesso e volentieri ci sono persone che mi danno molto fastidio. Perché dato che comunque sono conosciuto, sono diventato famoso, c'è chi mi ama e chi mi odia. Certo, ma scusa, ma in che modo ti danno fastidio? Mi offendono, mi hanno messo le mani addosso. Sopra i motorini passano, e beh, all'ic ma wallara. Se uccessi Napoli, da già schiatta a capo, metto de scurn. Sono arrivato al punto che non mi posso spostare più dalle mie zone, perché come mi sposto dalle mie zone incomincio a trovare gente che mi vuole infastidire. Una volta fuori a un locale, io e un mio amico facemmo una... Sono sinceramente dispiaciuto. Cioè, non ho detto una parola perché stavo metabolizzando la cosa. Nella mia testa pensavo solamente... Poverino. Una corsa, perché 7-8 buzzurri ci corsero appresso, ci infilammo dentro la macchina, questi 7-8 di loro a prendere a calci la macchina, pugni, cazzotti. Ma secondo te a cosa è dovuta questa violenza? Non può mettere piede non può mettere piede fuori casa. Io ti picchio, Leo. Pensa a questo odio gratuito. Viviamo in un paese che se non sei come loro, sei strano, sei visto di brutto occhio. Devi essere bullizzato e devi essere... Attenzione, i fetish sono sempre strani. Qua non è un discorso di fetish o altro, ma il discorso che a priori, se la cosa che fai non è niente di male, come in questo caso il fetish dei piedi, che oltre a fare schifo non è niente di male, perché diciamocelo, fa schifo, però non è niente di male. Qua è un discorso di rispetto verso le altre persone. Vi posso assicurare che rispetto verso le altre persone gli altri non ce l'hanno a priori. È proprio una caratteristica delle persone non avere rispetto per gli altri. E quindi non appena c'è un motivo minimo per prendere in giro una persona, subito la gente si scaglia. È un motivo in più per portargli meno rispetto. In questo caso il fatto che tu sia mi dispiace dirlo, però considerato un fenomeno da baraccone, sai, quei personaggi trash dell'internet, per loro è un motivo per iniziare ad inseguirti. Ma io sono sicuro che, anche perché mi è successo, che anche per chi viene... tendenzialmente rispettato sempre in modi molto molto di fare tutta l'erba un fascio, ti romperanno comunque il cazzo. Vedi Ciccio Gamer, che ha fatto di male? Non ha fatto niente, eppure ce li ha quelli là che lo inseguono. Anche a Ciccio Gamer sarebbe successa una cosa del genere. Il problema è che lui ha meno fan e più hater, gente che lo prende in giro. Trattato male. Però com'è nata sta passione per i piedi? Io da piccolo odoravo i piedi di mia zia, perché sono sempre stato attratto dai piedi delle donne, no? Che schifo, cazzo. Non lo so, è una cosa innata. L'ho fatto con lei fino a che tenevo 14 anni.
Cioè, ho appena finito di dire poverino, per ora che schifo, capito? Il discorso è questo. Il fatto che faccia schifo non vuol dire che non si deve rispettare questa persona. È questo il concetto, no? Fa schifo, ma non... sì, molto banalmente. A te era più passato il fetish per le ginocchia delle nuotatrici o lo hai ancora? Leo, non dire queste cose false. Beta Frush, grazie di cuore per il Prime, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Da 14 ai 20, 22 anni, tutto tenuto dentro, tutto nascosto. Quindi tu passi tutto il giorno, buona parte della giornata la passi a dormire? Ma sì. Come mai? Vabbè, io prendo anche le medicine, faccio uso di psicofarmaci pesanti. Ma perché, che posso, se posso chiederti, che, per quale motivo? Io ho l'invalidità, ho disturbi del comportamento compulsivo, ho problemi mentali. Ok. Sì, sono stato in cura da tanti anni sull'igiene mentale, da quando ero piccolo proprio. Mo' adesso mi sono un po' mi sono calmato, perché diciamo che comunque nel leccare e odorare i piedi alle ragazze, io ho trovato la mia valvola di sfogo. Perché prima tenevo tutto dentro. Capito? Ti fa schifo ma tenerezza contemporaneamente. Tipo un... tipo il tizio che tiene la bilancia. Da un lato fa schifo e da un lato tenerezza. In certi momenti la cosa dello schifo è troppo alta. In certi momenti la cosa della tenerezza è troppo alta. Però ero represso, non dicevo niente a nessuno perché mi vergognavo. Per tanti anni Peppe, temendo il giudizio della gente, si è tenuto tutto dentro, rischiando di esplodere e generare conseguenze gravissime. Il medico ti associa il disturbo psichico a questa passione? Oppure semplicemente è un hobby e quindi in quanto tu hai un problema psicologico è bene che coltivi il tuo hobby? No, vabbè, sì, indubbiamente fa parte della mia psicologia, però io ho anche altri problemi, non soltanto questo. C'ho depressione, un po' schizofrenia, un po' di tutto, diciamo. Prendo il Tavor per dormire, prendo... Vabbè, finché non fa del male sono tutti consenzienti, che male... Cioè, no, non c'è nessun male, attenzione. Infatti sto dicendo, il rispetto per questa persona deve essere... deve essere come ogni altra, perché non sta facendo niente di male, molto banalmente. Però questo non toglie che ad alcuni questa cosa possa fare schifo. Punto. Beh, se ti fa schifo, ti fa schifo, punto. Non sto dicendo che non lo deve fare o che nessuno lo deve fare, dico solo che... cioè, a chi non piace c'è, a chi piace. E lui è uno di quelli a cui piace. Questo non è un motivo per cui non dobbiamo portargli rispetto, però. È come coccolare uno sphinx. Ti fa tenerezza in quanto gatto, ma al tatto pare di toccare un sottopalle e ti fa schifo. Con la lanzepina. Hai detto anche una parola, schizofrenia, che può suonare spaventosa. Cioè, non è che sono un pazzo pericoloso. Anzi, sono una persona buonissima. Lo sappiamo. Sì. Perché poi tu sei conosciuto in tutta Napoli. Tu sei una brava persona, una sei bravissima. Docile, sei tranquillo. Rispettosa, educata, per bene. Sì, sì. Peppe ci racconta qualcosa di super personale che non aveva mai detto prima. E allora provo a conoscerlo meglio. Tu a scuola come andavi? A scuola io ero terribile. A scuola io tutto facevo al di fuori di studiare. A parte che c'avevo anche l'insegnante di sostegno. Correvo per tutta la scuola, primo piano, secondo piano, terzo piano. Passavo tra un'aula e un'altra. Pensa che a volte i professori, per farmi stare tranquillo, mi portavano all'Edellandia, a volte mi portavano al bullying. Mi hanno dato la terza media proprio perché non mi sopportavano più. La terza media si prende a 13-14 anni? Sì. Che hai fatto da lì in poi? Portavo le spese del fruttivendolo sotto casa mia. Sono andato... Minchia, ancora questa cosa del terzo piano, Leo. L'altra volta in un film, non mi ricordo quale, ma a un certo punto fa: il terzo piano, non possiamo andare al terzo piano. E io tipo tra me e me pensavo: no, mio Dio. Solo che non mi ricordo che cazzo di film era. Va a vendere i blocchetti, le penne, a volte gli devo l'elemosina. Ma che mestiere avresti voluto fare da piccolo? Da piccolo proprio? Il muratore mi piaceva fare. Quanto tempo fa hai cominciato a leccare i piedi? Sai che forse era su Matrix? Era su Matrix, mi pare. Mi sa che era su Matrix. No, perché l'ho visto di recente, c'era sta scena, ho detto cazzo, me lo devo salvare e dirgli alla... su Chernobyl, sulla serie TV Chernobyl. Stavo vedendo, non mi ricordo che episodio era, però a un certo punto c'era il tizio che fa del reattore nucleare, sta al terzo piano, ma non possiamo andare al terzo piano, è pericoloso. Ecco, questa cosa, ok, dovrò cercarla. Buona visione, guardati tutto Chernobyl. Ciao, che poi è bellissima come miniserie, dura 5 episodi. Ciao Kuro Fenix, grazie del Prime, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram di sub. Pagando. Io nel 2005. Come ti è venuta l'idea?
E ho pensato che l'unico modo per invogliare, diciamo, le ragazze era dare una ricompensa. Bene, ora che siamo così intimi, decidiamo di uscire e andarci a prendere una birra. La nostra chiacchierata continua in macchina. Sei mai stato fidanzato? No, fidanzato non sono mai stato. Però ho avuto, per un periodo, ho avuto una ragazza in affitto. Come in affitto? Cioè, tenevo una ragazza, le davo un piccolo mensile. Veramente? Sì, diciamo, facevamo. Lei faceva la mia fidanzata. È durato 5 anni. Rapporto con questa ragazza. Le davo 5 anni. 5 anni. È una cosa tristissima. Oh mio Dio, oh mio Dio, mi si è aperto il mondo, non pensavo, cioè, lo credo possibile, ma non pensavo, wow. Che tenerezza e tristezza. Ciao, temo di non aver capito, che poi, giustamente, questi soldi da dove arrivano con cui lui aveva questo dipendente, perché penso sia un dipendente, soldi statali? Davo 170 euro al mese e a Natale le davo anche la tredicesima. Sì. Aspetta, cosa? Al mese e con questa ragazza. Le davo 170 euro al mese. Minchia, 170 al mese però per sta fidanzato comunque vedi che so pochi, eh? 170 al mese più la tredicesima. C'ha pure la tredicesima, capito? Credo pensione di invalidità, è probabile. Non so quanto sia un'effettiva pensione di invalidità e penso che dipenda poi da tantissimi altri fattori. Però, wow, cioè, 170 al mese per una perché 5 anni finge di essere la tua ragazza. Cioè, questa qua, facendo un breve calcolo, questa qua prendeva 170 euro all'anno, cioè al mese, perdonate, quindi sono 2040 euro all'anno più la tredicesima, metti 170 più al mese. Per 5 anni lei ha guadagnato 11.000 euro in 5 anni. Cioè 11.000 euro per 5 anni, 170 euro al mese. Io 170 euro al mese ci pago il commercialista, capito? Cioè no. Ho detto una minchiata. Lo pago molto di meno. E a Natale le davo anche la tredicesima. Sì. Sono davvero felice di essere diventato amico di Peppe Fetish. Nella giornata trascorsa insieme abbiamo legato molto. Ora siamo giunti al Vomero, nella sua zona, e ce ne andiamo al cantiere a prenderci una birra. Una volta seduti, comincio a guardare il suo profilo Instagram, Peppe Fetish Originale, affascinato dalle numerose foto di lui all'opera. È una foto vecchia. Stava succedendo in questa foto? Mi metti là sotto. Devo andare a vedere il profilo Instagram. Bello, senti quell'odore proprio. Secondo me quei piedi non se li lavava da parecchio. Li teneva in quei sandali belli di pelle. Sì, io quando sto sotto. Non se li lavava da parecchio. Oh mio Dio, in che senso? Io sono un matto per l'igiene, quindi. Non trovo Peppe Fetish, dannazione, su Instagram. Vabbè, io sono matto e licene, quindi mi lavo praticamente ogni giorno. Però capisco che questa ragazza magari non se li lavava da una settimana? Ma non c'è su Instagram. I piedi della ragazza, per me si ferma il mondo proprio. Ah, ecco. Mi chiedevo, qua vedo la calza nera. Sì, preferisco senza, però se soltanto per odorare, con la calza anche mi piace. Ah, eccolo, l'ho trovato. Sì, è più formaggioso il piede. Mentre io e Peppe analizziamo il suo profilo, Marco... Il boccale a forma di stivale, ragazzi. Del cantiere gli prepara la birra in un bicchiere speciale. Questa... Ciao, ragazzi, prego. Questa è la birra di Peppe, questa è la tua. Dopo un brindisi cordiale. Ai piedi femminili. Ai piedi femminili. E un bel sorso. Torniamo a guardare Instagram. E tra una foto e l'altra che lo ritraggono estasiato, lui ci espone le sue preferenze. Questo è proprio il tipo di tipologia di piede che mi piace. Le dita corte a scalare, l'alluce piatto, lo smalto rosso. A te piace leccare, ma ti piacerebbe essere leccato? Ti piacerebbe se qualcuno ti leccasse i piedi? Sì, mi piace anche farmeli leccare.
È capitato, poche volte, lo devo ammettere, poche, pochissime volte è capitato. Ci ho fatto, diciamo, 69 coi piedi. Io li leccavo a lei e lei li leccava a me. E a proposito di numeri, la dimensione del piede di scarpa? Sì, io preferisco il dal 39 in poi. E i piedoni, i piedi delle ghiattone. Non fa schifo il piede così sporco e forte? Per me no, cioè chi fa schifo, a me piace. Dal momento che ti piacciono questi piedi sporchi? Sì. Tu sei una persona sporca. Io non so, sa tante cose, tipo il 69 di piedi non l'abbiamo commentato abbastanza, ragazzi, il 69 di piedi credo sia un incubo in questo momento della mia testa. Però sono io perché non mi piace la cosa, io devo rispettare gli altri e capire che a qualcuno questa cosa può piacere, non c'è niente di male, è consenziente, però, cioè, non c'è niente di male nemmeno a defecare nella bocca del tuo partner, però io posso avere il diritto che questa cosa mi faccia schifo, porca puttana. Vabbè, ciao Tizio Baudo, grazie del Prime. Ciao Crossword 999, ciao sono qualcuno. Benvenuti ragazzi, grazie di cuore per il Prime. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram, per entrare nel gruppo. Grazie di cuore per l'abbonamento. No, io sono pulitissimo. Mi lavo sempre, molto pulito. Non riesco proprio a scendere di casa se non mi lavo. Le persone che incontri, ti è mai capitato di percepire che hanno paura di te? Sì. Paura? Sì, è capitato. Io ci rimango male, mi sento offeso da questa cosa perché so di essere innocuo e ci rimango male. Dopo questa giornata trascorsa insieme ho avuto la conferma di ciò che pensavo prima di conoscerlo. Peppe Fetish è un gran simpaticone, è una brava persona che ne ha passate tante, ma soprattutto è innocuo, non fa male a nessuno. E allora? Lasciatemi in pace, lasciatemi stare, perché non è bello che non mi possa andare a fare una passeggiata, non posso stare un poco più lontano dalla mia zona, che devo essere importunato, aggredito, devo stare con la paura. Io problemi non ne do e né tantomeno ne voglio ricevere. La sua passione per i piedi lo ha semplicemente aiutato a star meglio. Fare i bulli con un uomo che ha una debolezza mentale non vi rende più fighi, vi rende solo piccoli piccoli. Peppe comunque, per concludere, ci tiene a fare... Ma questo non solo con Peppe, ma per qualsiasi cosa. È un appello. Cari colleghi feticisti, uscite allo scoperto, non state nascosti. Ragazzi, non siamo eterni, la vita è una sola. Viviamocela come vogliamo. Facciamo quello che ci piace fare e freghiamoci. L'importante è fare come lui, e cioè non fare del male a nessuno. Sono contento di aver fatto un approfondimento sulla tua persona. Sì. Ti è piaciuta questa intervista? Mi è piaciuta. È stata una delle, ho detto, un'intervista più bella, più seria, tranquilla, bella intervista. Bel video. E poi c'è Yotobi che fa: che cazzo ho appena visto? Va bene. No, in realtà, ok, dai, una bella GG per Peppe Fetish. Un po' di tenerezza, un po' di schifo, però alla fine si bilancia, dai. Diciamo che la bilancia è di nuovo in orizzontale per lui. Quindi ci vediamo noi domani alle 20:30. E grazie ancora per aver seguito la live.